vieni qua, vieni qua. Sto pungendo. Non ti preoccupare, fai vedere cosa ha buttato. Ne hai ancora? No. No, questa deve fare ancora, posso vedere per piacere? No, posso vedere. Devo recuperarlo, no? Che so che devi recuperare, appunto? Quello che hai buttato? Che so che devi recuperare, la puttana? Quanti ci c'è, per favore? La puttana? Che ci c'è, per piacere? Dove devo uscire? Poi quando viene l'avvocato. L'avvocato, chiamalo, non ti preoccupare. C'è pisciato sopra. Ma non ha scaricato, quindi, giusto? No. Quelli che fanno questo per lavoro, per mestiere, per loro questo è lavorare. Chi fa lo spacciatore, chi fa la vedetta o chi confeziona le dosi di stupefacenti, per lui quello è un lavoro. E a volte anche i genitori approvano questo tipo di lavoro del figlio, dice tanto qui lavoro non ce n'è, comunque ha trovato un lavoro che gli permette di stare bene, di avere una famiglia. Allora controlliamo, cominciamo da qua, va bene? C'è già la roba, senti che ci puoi far vedere tempo. Però è sporco, guarda di cocaina. Vedi, questa è intrisa, sì. Ah. Vedi. Guarda, è entrato del latte al bambino, per esempio. C'è la di un pochettino, stiamo andando lì. Te la stai ritirando? Sì, sto andando. L'hai buttata in eccesso? Ah, sì. L'hai buttata in eccesso. Appuntato, io sono fingito. Non era. Poi ho... La cocaina distrugge le cellule cerebrali, ti porta alla pazzia, ti porta a non capire più niente, ad avere scatti all'ennesima potenza. Ci sono state intercettazioni telefoniche dove noi sentivamo delle persone che dichiaravano che la mattina quando si alzavano dal letto, prima ancora di alzarsi, dovevano farsi un pippotto perché sennò non riuscivano manco a mettere i piedi a terra. E questo fatto ha fatto sì che molte persone di Cerignola vengano definite attualmente scoppiute, proprio per questo motivo. Questa alterazione psicofisica, psicomotoria, li porta a fare cose incredibili, cioè non ragionano. Quando fanno le rapine non sarebbero così violenti nel farle.